terzo episodio. Abbiamo pochissima vita. Qua ci sono munizioni del pompa che io prendo molto volentieri, ma veramente poche. Su abbiamo lasciato un sacco di cose, ragazzi. Abbiamo lasciato troppe cose su. Però io spero che ci possa tornare. Abbiamo lasciato un'arma di una cassaforte, la porta USB per l'armeria, che ci dovrebbe essere un'arma ancora più forte del pompa. Però ci servono comunque due chiavi. Avete capito quello che voglio dire allora? Raga, io le boss fight spero che non siano come quelle di Resident Evil 7. Perché quelle su Resident Evil 7 erano veramente, veramente pesanti. Ma pesantissime, cioè pesanti nel senso difficili. Senti un po' male. C'è qualcuno sopra di me. Ragazzi, non ho munizioni di pistola. E non ne posso più di star così, ragazzi. Io voglio... Foglie. Non quelle rosse. Dammi da curarmi. Come, dove sono? Ma non ho munizione. Ragazzi, ho 13 colpi. Ok, uso la granata. Ok. Qua mi sa che comunque... Oh, mio, mio. Prendilo! Tacci tua. Ok. Combina con questo. Oh. Usa. Ok, mi sento fatto. E ciao. Porco Dio. Ma magari non era necessario. Sì, che cazzo gli voglio fare io questa cosa? M'ha preso. Devo colpirlo all'occhio, sto figlio di puttana. Non devo colpirlo in testa. Mica sto già malissimo, raga. La scatola la si apre, non mi sa. Devo farlo fuori. Ma va. Raga, a me sembra che sia un pelino più incazzato dell'inizio. Dai, vieni. Dannazione. Dov'è finito? Cazzo, è lo stronzo. Brutto bastardo. No. Scusa. L'occhio, raga, l'occhio. L'ultimo colpo. Bello.
almeno adesso. Sei dentro qua, merda. Sei morto, sei morto. Ok, è morto. Stava a chiedere cos'è, viene giù così all'improvviso. Allora, qualcuno mi sta osservando. Madonna, c'è la Romela per prima, raga. Cioè, i posti che non ho scoperto. Vabbè che le chiavi, però, raga, non le ho trovate le chiavi. Non credo che due chiavi siano proprio tutte là, eh. Ok, siamo nel parcheggio, vi ricordate la mappa del tipo? Ok, siamo al parking, qua ci dovrebbe essere la way out. Ci dovrebbe essere la way out. Ma sì, alla fine abbiamo fatto anche il boss, raga. Dovrebbe essere il boss di intermezzo, ricordatevi sempre che è un remake, quindi comunque è un gioco che, bene o male, non credo che abbia varianti. È chiuso, ok. Lì c'è una porta, là ovviamente è chiuso. Qua c'è una minima massacrata. C'è la macchina di Mr. Bean. Qua devo pagare il parcheggio. Ah, insert card. Diavolo, serve la tessera. Cos'è, uno scherzo? Ehi! Chi sei? Sta attento! Abbassala. FBI. Mi scusi. Grazie. Per l'aiuto. Strano tu sia ancora vivo. FBI, eh? Che succede qui? Mi spiace. Informazione confidenziale. Dove va? Ma vaffanculo. Per il tuo bene. Smetti di fare domande e vattene da qui. Cioè, ci sono i zombie in formazione confidenziale. Non abbiamo finito! Oh! Ah, sorca! Questa è quella che mi teneva d'occhio, scusa. Sento i tuoi passi, non dire che scappi. Dov'è andata? Non sono ancora pronto psicologicamente per degli zombie, basta. Qua è chiuso, allora mi sa che mi tocca andare di qua. Mamma mia. Ragazzi, è fatto da Dio sto videogame. È stato rifatto veramente molto bene. Questo si apre. Una serie per... Ah, secondo me, raga...
C'è il tasto per aprire le celle. Sì, devo fare. Guarda che questi di buon bombo. Infatti. No, serve corrente, mi sa. Serve corrente per aprire le celle. Ciao, boss. Ma... E là? Ehi, non posso crederci. Un essere umano. Cosa, se sta a fumare una sigaretta? Sì, capito. È abbastanza. Siamo gli unici ancora vivi? No, no, ce ne sono altri. Ah, buona notizia, credo. Sì. A meno che non stia aiutando Irons. Irons? Il commissario Irons? È ancora qui? Chi lo sa. Spero sia finito in pasto a quelli. Che vorresti dire? È lui lo stronzo che mi ha chiuso qui. Beh, avrà avuto le sue ragioni. Ma certo. Stavo per pubblicare le sue porcherie. Penso che io avrei fatto lo stesso. Ehi, facciamo un patto. Tirami fuori e ti do questo. È l'unico modo per uscire dal parcheggio, fidati! Scusa, non posso farlo. Devo parlarne col commissario. Senti, siamo entrambi prigionieri qui. Quindi o collaboriamo e riusciamo a uscire o... Merda, arriva! Cosa? Chi arriva? Avanti! Dai, non fare lo stronzo! Ne avrai bisogno! Tirami fuori da qui, cazzo! Oh, Cristo santo! Chi va là? Sono io. Metti via quell'affare. Non so cosa sia stato. È successo in fretta. Ti ho detto di andartene. Non vorrei finire come Ben, vero? Lo conosceva? Era un informatore. Aveva dati utili alle mie indagini. Quindi non stava mentendo. Ehi, non può continuare ad andarsene. Non so neanche il suo nome. Mi chiamo Leon Kennedy. Trova come uscire, Leon. C'è poco tempo. Poi parleremo. Mi chiamo Ada. Ma sto qua pensa che ce l'abbia solo lei, fammi capire. Vale ancora il patto? Ma, ragazzi, ma... Sono rimasto mezzo sconvolto. A manovella. Sala del generatore. C'è solo uno di quei componenti. Tizio è venuto a riparare la campana della torre dell'orologio, dovrebbe averne un altro. Ok, raga, da qua torniamo. Praticamente. Che cosa? Che brutta fine, ragazzi, eh. Faccio cazzo. Ok, abbiamo la manovella, quindi possiamo tornare easy. Canile. No, fra il canile. Devo tornare in diretta. Devo andare al canile. No. No, fra. Meno male che sono chiusi sti porci. Stupido. Raga, devo ucciderli, Però... Raga, però io non li farei troppo arrabbiare, perché secondo me riescono ad aprirli sti bastardi. Però ma siamo all'obitorio. Vai che capirai. Non mi impressionano i morti. Ecco, te pareva. No.
altro esso qua. Okay, ragazzi, però sono duri a morire, eh. Ma non c'è nessuna tipologia di manovella. Sono tornato giù indietro. Sì, però mo la manovella me la lasci? Sì, bravo, bravo che me la lasci, bravissimo. Oh, raga, piano perché. Oh oh. Raga, sento puffi. C'è un cane qua. C'è un cane cattivo. Ok, vedete, c'è il checkpoint, quindi fin qua va bene. Di quei bastardi. Che cazzo. Era morto già. E munizione. Ho due colpi. No raga, è finita. Non ho colpi. Lo sapevo che cane. No, corri. Ma corri, mortacci tu. No, raga. Ok, qua si fanno inculare, mi sa, eh. Oh mamma. Oh, mi risulta un po' familiare a sto posto. Oh merda. Ok, un cazzo. Non so dove andare. Ok. Merda, ma cazzo. Guarda un po' dove siamo. Ok. Ok ragazzi, siamo tornati qua. Dove tutto ebbe inizio. Andiamo a prendere le munizioni del pompa. Tanto qua sono tutti morti. Cazzo! Non ho capito. Certo che comunque posso star zitto, ragazzi. Ok, appena esco a destra c'è una porta. Corri. Ah, stupido! Entra. Perché non posso usarla? Ah no, questa è quella rumba. Fa culo. Ok, ragazzi, non mi fa.
No! No, 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 corri! Non ci voglio più andare là. Basta, vado su. Ci devo provare. Ci devo provare, dai, 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 ci proviamo, ci proviamo. Andiamo di qua. No, però guarda, raga, non ci sono. Guarda! Che madonna! Ah, ma hai detto 3F, DCM. Che bello, grazie. Se c'è un pulsante sborro. No. Ma cos'è? Proiettili Zuzu, ho capito, fra, però. Eh no, sì, mi portava alla biblioteca. Ah! È matto! Aiuto! Basta! Quanti ce ne sono? Ma tutti i piani! Un altro! No, non è possibile. È arrivato il fenomeno. Cazzo, mi ha preso davvero. No, ma c'è pure il leaker. È finita, raga. Sono morto. Oh, porca madosca, sti bastardi. Non ho le munizioni per ucciderlo, raga, adesso. Non ho le munizioni per ucciderlo. Posso fare un cazzo al magazzino qua, ma... Oh, qua siamo al terrazzo. Finalmente. Un po' d'aria, zì. Eh? Non posso combinarla. Scendi che va il cortile qua, no? Sì, 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 sì. Non puoi più salire. Bene. Cazzo. Fuck. Ah. Quindi? Non dire che devo riparare il tubo. Qua è l'elicottero che c'è su. Ok. Qua dove si va? Fatemi vedere. Raga, io vi dico la verità, quella porta là non è il massimo, eh. Non è il massimo quella porta. Ok, l'ho girata a sinistra. Dovrebbe essere quello, no? Direzione dell'acqua. Vediamo. Eh.
Perché non stai qui? Santo. Perché? Perché? Ma che cazzo è quello? Frappa, senti come corre. Ma vaffanculo. Qualcuno ha perso una chiave. No. No. Non puoi entrare qua. Non puoi entrare qua. Non puoi. Fra, ma questo qua è quello che ha ammazzato nella cella. È andato via. È scappato, è andato via. Meno male. Oh! E il cappello, bucchine! Mannaggia, Maron! Oh sì. È andata a Kiev. Quello per la biblioteca. Granata. Sono... No, la porta col cuore! Porca la vasca! Sono morto. Oh, meno male che posso passare. Andava a fangule. La porta col cuore. Ma davvero. Ma davvero. È vero che c'è la porta col cuore lì. Ok. Bene. Boh, devo dire i coglioni. Ragazzi, è stravicino. Cazzo, si è incazzato. Suca. Devo andarmene. Ah. Ok. Mi sa che si è fermato qui, eh? Oh, meno male. Un componente elettronico, eh? Spero di non doverci scrivere un rapporto. Raga, però qua c'è il tipo gigante. Ok, l'obiettivo: trovi i componenti per il quadro elettrico. Quanti ce n'erano di componenti? 2 o 3? Ah zì, ce la andiamo da sto parcheggio? Che ne dici? Ok. Boh. Sì, ma questo non spiega le voci che riguardano l'orfanotrofio. Era davvero troppo strano che l'Umbrella comparisse tra i donatori. Mi avevi detto che l'intervista era sulle borse di studio della Umbrella. Dai, Annette, a chi credi che importi? Vogliono sapere del virus G e di quella cazzo di voragine che si è aperta in città. Girano voci che vada dritta al tuo laboratorio sotterraneo. Allora, laboratorio. Hai intenzione di dirmi tutto oppure vuoi continuare a fare la mia...
Ok. Cosa stanno cercando? Bella per la salute, nata di Ben. Ok. Raga, mo mi fa spaventare. Si mette male. Ok, io lo sapevo che sarebbe successo. Lo sapevo. Ok. Dateci un taglio. Merda. Oh cazzo. Cazzo, in due m'hanno preso. Raga, sono morto. Morto stecchito. Non è vero. Fuck. Ci sono pure i cavalli. Sono stanca. È la seconda volta che ti salvo. Non pensavo tenesse il conto. Ehi, questo non è un gioco. Posso crederci. Ma qui non muore niente. Hai con te la tessera? Sì, è questo. Speravo potesse spiegarmi. Forse. Prima lo sento. Andiamocene. Boh. Oh, regà, aspettate un secondo. Qua, saluto YouTube, terzo episodio. E io vado avanti ancora, madonna, 3 ore e 20, vado avanti ancora una mezz'oretta con voi su Twitch, va bene? Ci sta? Grande.